Salvatore Borsellino, sono passate 20 anni dalle stragi di suo fratello e anche del giudice Falcone. Dopo 20 anni se ne è parlato molto, anche lei insomma parla di trattativa, che idee si è fatta? Ma guardi, io da anni, da almeno 4 anni, da quando dopo anni di silenzio sono ritornato in Via D'Amelio, che sostengo ad alta voce in tutta Italia, negli incontri che faccio in tutto il paese, che quella di Via D'Amelio non è stata soltanto una strage di mafia, ma è stata soprattutto una strage di Stato, di pezzi dello Stato che avevano intavolato una trattativa con la criminalità organizzata e poiché mio fratello è venuto a conoscenza di questa trattativa, si deve essere opposto in maniera assoluta, tanto ritengo da minacciare di rivelare questa trattativa anche all'opinione pubblica, oltre che bloccarla ovviamente. A questo punto non c'era che una possibilità, eliminarlo ed eliminarlo in fretta, dato che a questa trattativa avrebbe costituito un ostacolo insormontabile. Mio fratello sarebbe stato ucciso dalla mafia, in ogni caso, e la mafia, dopo aver ucciso Giovanni Falcone, non poteva uccidere Paolo Borsellino perché lavoravano all'unisono, avevano gli stessi ideali, gli stessi obiettivi. E quindi l'avrebbero prima o poi ucciso, ma non sicuramente solo dopo 57 giorni la strage di Capaci. Non conveniva alla mafia ucciderlo così presto e suscitare, come inevitabilmente succeda ogni volta che ci sono di questi omicidi che chiamano eccellenti, e suscitare la reazione dello Stato, come poi in effetti c'è stata. Però Perché secondo lei se ne parla così tanto, ci manca molto per arrivare alla verità? diciamo purtroppo oggi che si comincia a vedere dei barlumi di verità, degli spiragli di verità, dato che grazie alle rivelazioni di nuovi collaboratori di giustizia come Spatuzza, Tranchina e grazie alle pur controverse di rivelazioni di Massimo Giancimino si sta arrivando alla verità. Sembra che purtroppo non ci sia una volontà politica e istituzionale di arrivare a questa verità, visto che anche dalla più alta istituzione della Repubblica è venuto un qualche tipo di ostacolo rispetto al cammino che faticosamente e a rischio della propria vita i magistrati di Palermo e di Caltanissetta stanno facendo sulla strada della verità. Dal punto di vista umano, cosa le manca di più di suo fratello? Guardi, io dal punto di vista umano piangerò mio fratello quando ci sarà stata giustizia e ci sarà stata verità. Fino allora non posso considerare il fatto di aver perso un fratello, devo considerare il fatto soprattutto, ed è per quello che devo combattere, che è stato ucciso un servitore dello Stato e che questo servitore dello Stato, che ha servito lo Stato fino all'ultimo, è stato ucciso anche da pezzi dello Stato. Questa è l'idea, il pensiero che è fisso fino in questo momento nella mia mente e che determina anche le mie azioni. In futuro come continuerà la sua battaglia? In futuro continuerò la mia battaglia così come la conduco adesso, cioè cercando di non fare perdere la memoria di quello che è successo. E soprattutto, ed è quello che ho fatto, è che penso di essere riuscito a fare, infiammando soprattutto i giovani su questa via della verità e della giustizia, perché mio fratello, nel giorno in cui è morto, scrisse una lettera in cui era quasi un testamento che passava, una fiaccola che passava ai giovani, perché nel giorno in cui sapeva che l'avrebbero ucciso, scrisse parole incredibile come queste, scrisse: sono ottimista. Era il giorno in cui sapeva che era arrivato a Palermo il carico di esplosivo che sarebbe servito per lui. Scrive: sono ottimista e si rivolge ai giovani, dicendo: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. Io ho capito da questo che cos'era la speranza di Paolo ed è per questo che io oggi posso dire ancora delle speranze. Io sono convinto che negli anni che mi restano da vivere non vedrò
a livello giudiziario, almeno la verità non verrò, non sarà fatta giustizia, ma sono sicuro che i giovani continueranno a combattere perché alla verità e alla giustizia si arrivi e perché si senta quel fresco profumo di libertà, per cui Paolo e i suoi ragazzi, perché Paolo non è morto da solo, è morto con altri 5 servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato, e ripeto che da pezzi dello Stato sono stati uccisi. La ringrazio molto. Grazie. Buona giornata. Grazie.